Un cordiale saluto a Enzo Picciano e benvenuti alla Scuola a Colori, il programma che vi porta a conoscere le scuole pubbliche della Campania attraverso le immagini, i filmati, i racconti dei protagonisti. Quest'oggi è ospite il Duca di Buonvicino, l'Istituto Alberghiero Duca di Buonvicino, rappresentata alla preside Maria Antonella Caggiano. Grazie per essere con noi. Francesca D'Alessandro invece è una studentessa di questa scuola che ci racconterà un po' i progetti anche didattici che vengono fatti in questa scuola. Massimo Cubellis invece è il professore di questa scuola, un docente di lettere molto attento a quelle che sono le dinamiche educative di questa scuola. E Nadia Mirone è un'altra studentessa di questa scuola. Grazie Nadia di essere qua con noi. Passiamo un attimo per la regia per un brevissimo spot pubblicitario, poi vi portiamo a conoscere questa scuola. Preside Caggiano, che significa questa scuola nella realtà territoriale nella quale si confrontano? State a Napoli, siete nel pieno centro di Napoli, siete nella zona Capo Chino. Ecco, cosa rappresenta questa scuola sul territorio? Questa scuola rappresenta una grande possibilità per i giovani di inserirsi nel mondo lavorativo. È una grande possibilità perché stiamo cercando di fornire loro occasioni per inserirsi concretamente nel mondo del lavoro. Stiamo portando avanti dei progetti molto importanti. E un'idea che credo possa essere vincente è quella di specializzarsi in alcuni settori, come per esempio quello della cucina kasher, la cucina ebraica, perché a Napoli, in Campania e sostanzialmente da Roma in giù non esiste possibilità per gli ebrei osservanti e praticanti e ortodossi di venire a visitare tutto il sud Napoli, tutte le nostre più belle realtà turistiche, perché non è possibile per loro essere accolti in maniera corretta dagli alberghi. Per cui i nostri ragazzi stanno approfondendo la cucina kasher proprio per poter trovare uno sbocco lavorativo concreto in una sinergia con la comunità Ecco, una ebraica. nicchia di mercato ma Sì, molto significativa. molto. Vediamo questa scuola attraverso questa scheda filmata. Sono Maria Starace, la vicepreside del Duca di Buonvicino, un istituto professionale che si trova a Calata Capodichino. Abbiamo quasi 1200 alunni e le nostre specialità sono la ristorazione per quanto riguarda gli chef, i camerieri e per quanto riguarda il turistico, operatori turistici nelle agenzie di viaggio o accompagnatori turistici. I nostri alunni sono molti, ma sono anche molto ben abituati, stanno con noi molto volentieri e noi offriamo loro un servizio che gli potrà servire sicuramente per tutta la vita, nel senso che li avviamo a una professione che oggi come oggi è una di quelle più richieste, in quanto i cuochi vediamo in televisione queste continue trasmissioni e i nostri ragazzi sono molto interessati, la stessa cosa per quanto riguarda le sale e per quanto riguarda gli operatori turistici. I ragazzi già vanno presso delle aziende, presso delle strutture per iniziare il rapporto veramente lavorativo con queste strutture. Inoltre abbiamo dei progetti che possono dare ai ragazzi la possibilità di conoscere un mondo diverso. Il Duca di Buonvicino credo che rappresenta un punto proprio di incontro perché noi abbiamo molte attività e soprattutto siamo conosciuti perché siamo una scuola che segue i ragazzi e quindi abbiamo molte molte richieste, tanto che abbiamo dovuto aprire una succursale a Miano per il numero elevato di richieste che abbiamo di iscrizione, perché i ragazzi hanno un punto proprio di incontro, sanno che noi siamo sempre dalla loro parte e quindi abbiamo sempre questo continuo interscambio tra ragazzi, professori e famiglie, quindi è proprio un punto di richiamo per quanto riguarda la scuola. Ecco, preside, cosa significa appunto essere dirigente scolastico oggi? Quale funzione? Oltre a quella appunto chiaramente del dettato professionale del dirigente, ma oggi il dirigente scolastico chi è nella scuola moderna?
Nella scuola moderna, come lo interpreto io naturalmente, ma come molti colleghi sentiamo comunemente, il dirigente deve essere soprattutto vicino ai docenti, sostenendoli nella loro azione educativa, e molto, molto presenti e vicini agli interessi degli studenti. Una cosa che noi stiamo sperimentando e che trovo che sia estremamente importante è che i ragazzi che talvolta possono non comportarsi bene, correttamente, non vengono più assolutamente puniti. La sospensione non esiste più se non dal punto di vista burocratico, ma in realtà gli studenti sono abituati a convertire qualunque sospensione possa essere loro combinata con attività di volontariato. Stiamo facendo questa esperienza già dall'anno scorso e i ragazzi sono estremamente aperti a conoscere il bisogno, le necessità degli altri, per cui quelli che cominciano in fondo un po' obbligati dal fatto di dover sperimentare questa cosa, rimangono poi nel volontariato e abbiamo una sinergia con una comunità. Quindi accettano più volentieri, voglio dire, la punizione, quindi l'espiazione della colpa attraverso, voglio dire, questo volontariato. Diventa anche una condivisione in questo senso. Ma diventa una vera esperienza educativa, non è più una punizione, ma è un percorso da fare insieme. Io volevo coinvolgere invece il professor Kubelis. Ecco, che difficoltà si hanno a insegnare in un istituto professionale dove magari le manualità sono preminenti rispetto a quelle che sono, come dire, i percorsi teorici? Più che difficoltà, io la considero una grande opportunità. È un'opportunità e una sfida, perché quanto lei mi ha chiesto è appunto quello che mi viene rivolto quasi quotidianamente. Che cosa significa oggi insegnare lettere in un istituto in cui l'operatività viene privilegiata? Non c'è una scissione tra quello che è il sapere e il saper fare, anzi c'è un'integrazione tra questi due ambiti e i nostri alunni imparano proprio questo. La soddisfazione maggiore è quella di aver raccolto nella mia esperienza un percorso che conferma proprio il sostegno che l'insegnamento di materie teoriche, ma delle materie umanistiche in particolare, diventa poi imprescindibile per la pratica operativa che gli alunni si trovano poi a dover sperimentare nel vivo e nel campo delle loro applicazioni. È decisivo poter lavorare sull'asse della comunicazione, quindi sull'asse dei linguaggi, perché questo è il primo approccio che i nostri studenti hanno con il mondo del lavoro, e in più con anche tutti gli stimoli che abbiamo adesso attraverso il mondo delle comunicazioni, che ci ripropongono le varie operatività in modo sempre più trendy, potremmo dire, sempre sul mercato, in cui notiamo che c'è una differenza fondamentale, c'è una differenza tra mettere in pratica delle tecniche e poterlo fare con una struttura solida alle basi, che è la struttura della nostra cultura. Cultura. Francesca. Sì, prego, conclude il. Sì. Dicevo, cultura che è specifica della disciplina, ma che si espande poi nel percorso formativo del ragazzo a tutto tondo. Io volevo coinvolgere Francesca, che in qualche maniera adesso è la testimonial di questa scuola, voglio dire, cosa diciamo di questa scuola, questa tua esperienza, tu sei al quarto anno, quindi, quinto anno, quindi conosci molto bene questa scuola, cosa ti ha dato, ecco, cosa potresti dire a chi ti ascolta in questo momento, perché privilegiare questa scuola? Ecco, io vorrei dire che questa scuola è molto, diciamo, ti apre molte porte, proprio il rapporto con il mondo, in quanto il turismo oggi come oggi, diciamo, è un settore che va alla grande, quindi è molto 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 significativo a livello proprio professionale. Invece Nadia, se tu dovessi parlare un po' dei tuoi docenti, cosa diresti dei tuoi docenti in maniera particolare? Voglio dire, qualcuno che ti ha dato qualche cosina in più degli altri? Abbiamo il professore Massimo Kubelis, che ci ha rapportato anche con l'italiano e la presenti storia. Presenti a parte, ah. Altrimenti può sembrare piaggeria. No. Può sembrare piaggeria. No, ma è la verità. Certo, no, ma
la disponibilità del professor Rasiello, lo si è visto pure in trasmissione, prima della trasmissione, quindi ne sono convinto che è un motivatore nella scuola. Molto, molto. Ecco, Nadia, a te la parola. I professori, diciamo, ci stimolano appunto a imparare, anche, diciamo, perché non solo diciamo, nell'ambito scolastico, ma anche a rapportarci con gli altri, diciamo, a riuscire a gestire le cose anche all'esterno della scuola. Facciamo anche corsi extracurriculari, dove abbiamo fatto anche dei corsi di inglese, appunto per approfondire la lingua inglese, che è molto importante, soprattutto per il turistico. Appunto abbiamo sfruttato anche questa occasione anche sulle navi da crociera, con i vari stage. Ne parliamo magari dopo, ne approfondiamo, vi raccontate la vostra esperienza, che è stata molto positiva. Io vorrei aggiungere una cosa a questo punto, proprio perché noi crediamo nella sinergia di tutte le materie e nell'apporto importante di tutti gli aspetti della cultura, il Collegio dei Docenti ha elaborato dei progetti non solamente di tipo pratico, quindi relativi a materie come la cucina o la sala, ma ci sono stati progetti veramente molto belli come la creazione, la elaborazione poetica, il canto polifonico, la danza, e i ragazzi riescono a dare il meglio di se stessi anche in ambiti che possono sembrare poco attinenti al settore a cui appartengono, ma che in realtà dimostrano la profonda duttilità di questi ragazzi. Quindi una trasversalità costruttiva. Abbiamo fatto una manifestazione per la Shoah a gennaio scorso e Titti Marrone, che è una giornalista insomma di chiara fama e che sono 14 anni che va nelle scuole in queste circostanze, ci ha detto che la manifestazione che abbiamo organizzato noi, che era basata sul canto, sulla musica, sulla danza, sulla lettura di testi, è stata la manifestazione meglio organizzata che lei abbia visto, a cui abbia partecipato. È una soddisfazione anche per i suoi collaboratori, ma il rapporto con i suoi collaboratori qual è? Ecco, generalmente il dirigente scolastico viene visto un po' come dire il frenatore di certi entusiasmi, invece il suo rapporto con i docenti qual è? A dire la verità non posso forse dire proprio esattamente quello che accade, potrei sembrare come dire Cicero pro domo sua, ma in verità mi sembra di essere più io il loro motivatore e quello che li entusiasma che non loro nei miei confronti, ma non perché non siano entusiasti, lei viene da esperienza voglio dire anche professionale fatta al nord, all'estero, al nord di questo paese, dove sì, magari tutto funziona tranne, voglio dire, magari gli alunni che sono il cuore pulsante delle cose. Ecco, quale parallelismo potrebbe fare fra la sua esperienza di preside milanese, lombarda, e di preside che torna a casa? Allora, il paragone fondamentale che io faccio è quello, in verità, sugli studenti, perché gli studenti miei di Milano sono stati ottimi, affettuosissimi, veramente molto legati a me in una maniera che noi del Sud forse non ci aspettiamo neanche. Mi abbracciavano, mi baciavano, mi incrociavano nei corridoi, mi venivano dietro e ho avuto un rapporto bellissimo. Però i ragazzi nostri, i ragazzi di Napoli, devo dire, sono comunque molto più profondamente buoni, molto più profondamente autentici. Non che gli altri non lo fossero, certo, ma loro lo sono di c'è più. C'è una genuinità, voglio dire, nostrana. Sì. Francesca, te non voglio metterti in difficoltà, però voglio dire, nessuno ci ascolta, quindi lo puoi dire. Ma visto tanti pregi di questa scuola, parlate bene, un difetto me lo dirai? Dillo. Tranquillamente, vai, non ti preoccupare, tanto la presa non sente, non ti preoccupare. No, possiamo migliorare, eventualmente. Era in questo senso. No, difetti al momento proprio non me ne vengono di sostanziosi, diciamo, però magari, non so, potenziare più l'esperienza all'estero da aprire a più ragazzi, diciamo, dato che comunque è numero chiuso, quindi certo, magari qualcuno resta male perché... Penso che quest'anno non sono fatti nemmeno. Professore, invece il rapporto territoriale della vostra scuola, il rapporto con il territorio? Il rapporto territoriale è molto profondo. La scuola è radicata nel territorio ed è un punto di riferimento per il territorio. E in particolare adesso con la preside, la professoressa Caggiano, c'è un continuo scambio
con quelle che sono le possibilità di prestare servizi sul territorio per poter essere un punto di riferimento non solo per la formazione, ma anche per la fruizione dei servizi. Cioè, questa è una scuola che è anche aperta al territorio rispetto agli orari extrascolastici o per problemi anche di budget voi siete costretti a fare solo le ore No, curricolari e no, 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 poco altro? no, 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 noi facciamo sempre anche attività extracurricolari, i ragazzi sperimentano i percorsi di alternanza scuola-lavoro e comunque noi elaboriamo dei progetti che apriamo anche all'esterno, a partecipazioni esterne. È un nostro obiettivo fondamentale che perseguiamo, per esempio, per l'apprendimento dell'informatica, della lingua inglese e poi dei corsi specifici che sono classici dell'alberghiero, come il turismo sul web, una serie di iniziative che noi apriamo a tutti, Ecco, ovviamente vediamo, in primo luogo ai nostri studenti. certamente, ma vediamo attraverso questa scheda filmata qualche vostro progetto realizzato. Sono il professore Pietro Elefante, sono docente della materia laboratorio dei servizi di sala bar. Sono stato tutor e ho accompagnato dei ragazzi sulla nave crociera Fantasia della MSC per un progetto PON C5. È stato un progetto molto importante anche perché ha calato i ragazzi proprio in una realtà, diciamo, molto sconosciuta. Ero indirizzata, diciamo, al settore di accounting e reception ed ufficio escursioni. Ogni mattina ci davano dei compiti da svolgere e svolgevamo 8 ore al giorno di lavoro. È stata comunque un'esperienza molto formativa ed importante proprio per il nostro settore, che è quello turistico. Abbiamo girato tutto il Mediterraneo, siamo partiti da Napoli per arrivare a Palermo, Tunisi, Barcellona, Marsiglia e Genova. Mi è piaciuto molto stare sulla nave, anche perché l'ho passata un po' anche da turista, oltre a come stage formativo, che avevamo anche la libertà di girare, di andare in escursione, visitare posti nuovi. Abbiamo partecipato al PON un mese a Nizza presso la scuola Zulingua, un'esperienza sicuramente molto formativa anche a livello personale, proprio per la crescita di una persona. Abbiamo imparato a vivere da soli in maniera totalmente indipendente. 4 ore di lingua straniera possono sembrare pesanti, invece lì passavano in maniera piacevole. Abbiamo conosciuto non solo francesi, ma una miriade di persone italiane che frequentavano la stessa scuola che frequentavamo noi. Infatti, ancora oggi con alcuni ragazzi ci siamo in comunicazione. Sono stata a Berlino, abbiamo frequentato la scuola di Berlin. Andavamo tutte le mattine, ovviamente, uscivamo alle 3 del pomeriggio, ma abbiamo visitato molti luoghi, i più belli sono stati Dresda, Leipzig, abbiamo visto il muro di Berlino, la Brandenburg Tor. Era una giornata molto impegnativa, però i professori comunque facevano una lezione diversa, facendoci fare dei giochi, comunque era divertente. Auf Wiedersehen! Ho preso una vitalità attraverso questi progetti che hanno portato a sperimentare sul campo le attività teoriche che i ragazzi hanno appreso. Ecco, quanta importanza riveste anche nel vostro progetto questa capacità di, oltre alla parte teorica, anche di essere anche operativi nell'attività, far vedere dal vivo il mondo del lavoro. Questa è la nostra grande scommessa e la nostra caratteristica più peculiare. L'istituto alberghiero, che è un istituto professionale, non può non basarsi sulle materie teoriche, ma non può neanche, come diceva giustamente il professore Kubellis poco fa, non può neanche tradire la preparazione professionale che i ragazzi devono avere. E per far questo stiamo veramente creando una serie di occasioni di confronto con l'esterno. I ragazzi, per esempio, hanno curato servizi di catering per la municipalità, per un grande
grande convegno importantissimo sull'amianto che è stato curato dalla municipalità, ma che ha riguardato tutta la zona di Stella San Carlo all'Arena. Hanno curato un evento importantissimo che è stato quello legato all'America's Cup. I nostri ragazzi hanno curato il rinfresco sulla motonave Miriam che l'Ordine degli Ingegneri ha noleggiato per far presenziare alla regata tutta una serie di grandi personalità e soprattutto l'Ordine degli Ingegneri stesso. Quindi un servizio di qualità. Sì, parteciperemo al Maggio dei Monumenti, i ragazzi saranno impegnati nei percorsi turistici per Maggio dei Monumenti, siamo collegati appunto con l'Ordine degli Ingegneri per sponsorizzare il restauro di uno dei tre magnifici, bellissimi organi, di cui uno è un unicum del 600, è un organo portatile. E con questa sinergia con l'Ordine degli Ingegneri presso la Basilica di San Giovanni Maggiore, i nostri ragazzi sperimentano da un lato l'importanza della cultura, sponsorizzando appunto il restauro, e da un altro si propongono all'esterno con la loro elevata professionalità. Questo rapporto col territorio viene anche ribadito attraverso queste cose. Nati, invece tu raccontaci un po' questa tua esperienza a bordo di questa nave da crociera, cosa hai fatto concretamente? È stata una bellissima esperienza perché ci siamo rapportati per la prima volta col mondo del lavoro, abbiamo lavorato per 8 ore ogni giorno e abbiamo imparato anche a conoscere meglio le lingue, ci siamo rapportati con persone non solo della nostra nazionalità, ma anche persone americane, di tutte le specie. Ed è stata una bella esperienza perché ci ha fatto crescere, ci ha fatto maturare e abbiamo capito veramente cosa significa lavorare grazie comunque alla nostra scuola. Ecco, invece Francesco ci racconta un episodio durante questa attività stagistica. Qualcosa di curioso, non ti viene in mente nulla? Divertente, ma... Anche se non divertente, voglio dire... Dire che una delle due navi è stata interessata da un problema, invece. Non molto divertente, ma... Cioè, che è successo? Anche se non è divertente. Cioè, che è successo? Sì, sulla nostra nave, l'ultima settimana, c'è stata la meningite. Un membro dell'equipaggio è stato contagiato da questa meningite, e quindi si è sparsa questa voce e noi non sapevamo niente. In quanto mi ha chiamato mia madre, io non sapevo. E lei te l'ha detto, va bene. Sì, esatto, cioè, la nave... Le profilassiche in questo caso scattano, sono, sì, voglio dire, di grandissima efficienza. Hanno sperimentato sostanzialmente veramente una immersione nel mondo del lavoro, perché loro sono responsabilizzati in tutto e per tutto come lavoratori dell'azienda presso cui lavorano, in questo caso la MSC Crociere. E quindi anche con i rischi, i pericoli, le variabili che possono accadere nel mondo del lavoro, e l'hanno superato veramente bene grazie ai docenti. È stato un battesimo del fuoco, voglio dire, ma molto efficiente. Passiamo ancora un attimo la linea alla regia, poi ci vediamo per un gran finale e per i saluti finali. Io partirei dal professor Kubellis per dire, lei in che maniera, voglio dire, vede il futuro di questi ragazzi? Cioè, i ragazzi di oggi rispetto a quelli di qualche anno fa hanno più opportunità, voglio dire, attraverso tutte queste progettualità, o è la stessa cosa? Voglio dire, questi progetti non levano, non mettono? Non si può fare una comparazione su più o meno opportunità, così come non si può fare una comparazione su più o meno difficoltà. I ragazzi di oggi sono diversi e si trovano in un mondo diverso e rispondono a quelle che sono le sollecitazioni del mondo in modo diverso, e noi dobbiamo formarli a questo. Ed è una grande gioia poter vedere poi le soddisfazioni nel tempo, perché i nostri ex alunni restano in contatto con noi e ci portano le testimonianze dei loro successi sia in ambito lavorativo sia negli studi superiori che spesso intraprendono. Francesca, da grande che vuoi fare? Continuerai la scuola dopo appunto la scuola nell'università o ti immergerai subito nel mondo del lavoro? Vorrei continuare i miei studi, quindi frequentare una facoltà, e devo decidere bene che facoltà, ci sto pensando molto, però comunque contemporaneamente vorrei riuscire anche ad lavorare, quindi già formarmi nel mondo del lavoro. La nostra Nadia invece? Io vorrei subito lavorare in qualunque ambito, sia della ristorazione,
che del turistico, perché nella nostra scuola abbiamo anche, diciamo, praticato ristorazione, sala, quindi anche ricevimento, quindi qualunque ambito. Presa la domanda dalle 100 pistole, come si suol dire alla fine, com'è il futuro della scuola italiana? Questa è veramente una domanda difficile. Io non sono di natura mai meno che ottimista, però certamente l'impegno deve essere di gran lunga maggiore. È un impegno maggiore perché le risorse sono poche, i dirigenti sono veramente estremamente trascurati, sia come formazione sia come sostegno alla loro azione. In realtà noi siamo diventati datori di lavoro e nelle amministrazioni pubbliche questo è un controsenso che ci espone, diciamo, a diventare un po' il contraltare dei docenti e dei dipendenti tutti, cosa che non è assolutamente vera, non è assolutamente proficua. Noi siamo dei lavoratori e il nostro impegno deve essere soprattutto retto da un fortissimo entusiasmo, e l'entusiasmo bisogna curarlo e bisogna che ci venga anche un po' sostenuto e suggerito. Sicuramente dalle immagini che noi abbiamo avuto modo di vedere ho visto una scuola che è vitale, è viva, per cui voglio dire anche questa puntata la voglio, come dire, concludere con quello che è un po' il nostro slogan: la scuola pubblica è viva, viva la scuola pubblica. Grazie a tutti coloro i quali che ci hanno seguito e grazie a voi che siete stati i nostri graditi ospiti. Grazie a lei. Bye.